Calotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Tempo che vede affrontarsi Galaxy contro la New Team, Galaxy in vantaggio per 3-1. Andiamo da Salvi a intervistare Feo. Allora Conte, il nostro... Dai, dai, intervistiamo Salvi, dai. Primo tempo che vi vede in vantaggio, siete più incisivi lì davanti rispetto agli avversari. Qual è la tua diagnosi per questo primo tempo? Siamo girati il pallone, è la cosa che sappiamo fare bene. Quindi sapete giocare più palla a terra rispetto agli avversari che vi sembrano un po' in confusione e non riescono a ripartire ad essere incisivi lì davanti. Sono sicuramente un'ottima squadra, magari sfortunati. Per il secondo tempo qualche nuovo innesto, qualche novità per la tua squadra? No, perché siamo contati. Va benissimo, ringraziamo il giocatore del Galaxy, Salvi. Ora andiamo a parlare con i giocatori della New Team. Andiamo a parlare con il portiere Pezzella. Primo tempo sfortunati, state perdendo. Qual è la tua diagnosi? Molto brutto, anche perché diciamo non c'è molto gioco. Dobbiamo cambiare pastita perché sennò. Per il secondo tempo avete qualche nuova idea? Sarà proprio di no. Dovete essere più concreti quindi. Sì, più tiri, più azioni, più movimento soprattutto, perché siamo sempre fermi e prendere meno gol possibile. Va benissimo, ringraziamo il portiere della New Team e chiudiamo il collegamento. Siamo nel post partita dell'ultima gara del sabato, torneo Soccer Cup Galaxy New Team, è finita con il risultato di 5-2, migliore in campo Melea Ture dei 4 dei 5 gol realizzati dalla sua squadra, mentre per gli avversari il portiere della New Team Pezzella, autore di grandi interventi, ha tenuto in partita i suoi compagni per molto tempo, poi i Galaxy nel finale diciamo hanno allungato, sì, no, dilagato no, perché la partita comunque è stata sul 3-2 per 40 minuti, poi nel finale, anche grazie a Mire, la gara è stata più semplice. Non avete giocato come al solito, avete trovato parecchie difficoltà forse in questa partita, poteva essere un risultato più ampio. Come hai visto questa gara? Abbiamo giocato bene perché ci mancava il nostro attaccante Marano, ci mancava il portiere, è stato sostituito molto bello, il portiere. Okay. Non avevamo cambi, a un certo punto siamo stati corti di fiato, infatti ovviamente al portiere, sì. Però parecchie volte l'abbiamo anche colpito sotto misura. Quello è certo. Però non mi posso lamentare, i ragazzi sono comportati più che bene. E complimenti anche agli avversari. Complimenti agli avversari, siete andati 3-0 dopo 10 minuti, poi grande reazione, vi siete portati sul 3-2. Avete anche creato i presupposti, un palo sul 3-2 del numero 8. Sì, molta sfortuna, però. Molta sfortuna, poi loro hanno meritato. Giustamente sotto porta si deve essere freddi, capaci anche di segnare, e purtroppo non è andata. Stiamo migliorando comunque perché abbiamo subito meno gol rispetto ad altre volte. Quello c'è. Può darsi che più là forse avremo anche qualche punto. Vuoi fare una dedica speciale per questa bella prestazione? Io penso che quando si perde sia poco da criticare, diciamo. Allora, la prima vittoria lo faremo. Va bene, giusta affermazione del portiere Pezzella. Mentre per me una dedica? Naturalmente ai compagni di squadra, volevo fare una dedica a Daniela. Daniela, ti do la medaglia per il migliore in campo. Ciao ragazzi, ci vediamo la settimana prossima. Un saluto a Mire e Pezzella. Alla prossima. Arrivederci.